Ieri il prefetto ha presentato il piano per la riapertura delle scuole. Lei è fiducioso che il 7 tornerà davvero in aula? Torneranno davvero in aula? Sì, ieri anche contemporaneamente Fontana ha mandato una lettera al governo, dopo averne discusso con tutti noi sindaci. Nell'ipotesi della lettera si parte con un 50% in didattica in presenza per salire fino al 75%. Adesso io non credo che 50-75, cioè fa la differenza, ma va benissimo farlo anche in maniera progressiva. Il 75% deve essere un obiettivo. Però siccome appunto il tema vero, siamo tutti convinti, è l'affollamento dei trasporti, abbiamo pensato di intervenire da quel punto di vista e mi sembra un ottimo segno di intervenire anche nell'accordo con i commercianti perché aprono dopo le 10. Questo mi pare un segno positivo. Mi chiedo se queste misure sono misure temporanee o se magari potrebbero essere un esempio di quello che è la nuova città con nuovi tempi si proporrà ai milanesi. Potrebbe scattare una rivoluzione degli orari che potrebbe durare oltre la pandemia? Ma io credo che ce ne sia bisogno. Poi ovviamente tutte queste cose, se sono immaginate a tavolino e poi non trovano riscontro nei cittadini e negli operatori del settore economico, alla fine durano quel che durano. Se le prendiamo come un'esperienza per vedere se funzionano e poi ci accordo, sarebbe molto positivo oggettivamente, molto molto positivo per il traffico, molto per l'inquinamento in inverno, perché è chiaro che a una certa ora si affollano, le macchine si affollano e riempiono la città. Io sono decisamente favorevole a un po' di ripensamento degli orari della città, certamente.